Io credo che i piromani siano poco diversi dai terroristi. Dopodiché bisogna ringraziare tutti i volontari che hanno lavorato in questi giorni duramente, con un clima molto difficile, per tenere sotto controllo le fiamme. Al di là delle polemiche dell'opposizione, che ormai continua a polemizzare su tutto, compreso cose gravi come questa, direi che la macchina ha funzionato, i Canadair sono andati in funzione con tempestività, gli elicotteri della regione ugualmente. Ovviamente occorre fare un grande lavoro di prevenzione. In questo senso stiamo lavorando anche alla costruzione e alla creazione di una sala operativa unica di protezione civile per tutte le emergenze della regione, che entrerà in funzione, io mi auguro, prima della fine dell'anno. Ieri e anche questa mattina in Canada? Beh, i Canada stanno lavorando da ieri, quando sono stati attivati di prestissimo dalla regione. Hanno lavorato tutto il giorno ieri, si sono fermati la notte come sempre fanno, perché i piloti la notte non possono lanciare per ovvie ragioni di sicurezza, e hanno ripreso stamani. Speriamo che entro sera la situazione torni ad essere evidentemente sotto controllo. Ripeto, è un fenomeno piuttosto esteso, ci sono stati molti incendi e molti fronti, siamo stati impegnati per tutta la settimana in modo massiccio con molti volontari, anche grazie agli accordi con le altre regioni del nord Italia, provenienti anche dalle altre regioni. Il sistema del volontariato ligure antincendio funziona, è un'eccellenza e vanno costantemente ringraziati per la loro abnegazione. Dopodiché, ripeto, occorre anche che la magistratura e le forze dell'ordine facciano con severità il loro lavoro, perché io credo che sia uno dei reati più gravi contro il patrimonio del nostro paese.